adolescente in un liceo armato di un coltello e di una pistola a pallini, il bilancio di una professoressa accoltellata. Non siamo nell'America delle armi, ma in un piccolo comune del Milanese, nel liceo Alessandrini di Abbiategrasso. La quiete degli ultimi giorni di scuola è stata scossa da un atto criminale che per poco non finiva in tragedia. Che cosa sta succedendo nel nostro paese? Siamo davanti a un fenomeno di americanizzazione? L'analisi ai microfoni di Pop News è di Corrado Macri, docente di scienza delle armi presso l'Istituto di Scienze Forensi. Quello che avviene negli Stati Uniti è molto più radicato, storico, è legato a determinati fattori culturali e sociali, certe dinamiche che avvengono nelle scuole statunitensi, e poi c'è il discorso della circolazione di armi negli Stati Uniti, che è molto ampio. E quello che è avvenuto in Italia invece era legato a un ragazzo che aveva gravi problemi psichiatrici o psicologici che l'hanno portato a fare questo atto, che è da considerarsi come unico proprio per la caratteristica legata alla volontà di offendere del ragazzo. Ma si può portare a scuola un coltello da caccia come quello portato dallo studente di Abbiategrasso? Ora vi faremo vedere una serie di coltelli di una potenzialità offensiva impressionante che si possono acquistare liberamente. La legge italiana permette l'acquisto di diversi tipi di armi da taglio. Attenzione, comprarla non vuol dire poterla portare in giro, si compra a scopo collezionistico. Qui abbiamo una piccola esposizione. Nel caso di ieri era stato usato un coltello da caccia monofilare, e quando è monofilare io posso acquistarlo. Qui abbiamo diversi esempi, nel particolar modo vi possono essere coltelli da caccia che io posso comprare senza licenza, ma non posso assolutamente né trasportare né portare, se non al momento dell'acquisto con lo scontrino nella residenza, dove rimarranno lì. Addirittura posso comprare anche coltelli come il Kabar, che sono coltelli dedicati all'esercito, alle forze militari. Ci sono coltelli anche di grosse dimensioni. Questo è un rifacimento di un coltello legato alla quadrilogia, no? Forse 5 film dedicati a Rambo, c'è anche scritto sopra, è perfettamente tagliente e funzionale. E addirittura io posso andare a acquistare anche un piccolo machete, che è un'arma tremenda. Tutto questo lo posso fare senza licenza e per poi trasportarlo a casa. Vedendo queste immagini ci chiediamo come si possano acquistare liberamente questi oggetti che si possono trasformare in armi letali. Ovvio che vedendo le immagini di questi coltelli proviamo timore, o comunque ci chiediamo come è possibile che vengano commercializzati in questo modo. In realtà anche un coltello da cucina può essere usato allo stesso modo. Soprattutto coltelli da cucina di qualità purtroppo rappresentano un pericolo. Nella nostra vita quotidiana, sia in ambito della culinaria piuttosto che nell'ambito lavorativo, ci sono tutta una serie di lame che possono essere usate per offendere la persona. Ma che cosa sta accadendo alla generazione post-Covid? Che strascico ad effetto ritardato può aver prodotto questa lunga sospensione dalla realtà? Andrebbe fatta una ricerca seria sugli effetti del post-Covid sui giovani, perché ci sono sicuramente di vario genere. L'isolamento comunque ha provocato delle problematiche, soprattutto a chi già aveva dei problemi in corso di ansia, di depressione, di isolamento. Da qui pensare che con il post-Covid si rischino maggiori atti violenti, bisognerebbe fare uno studio accurato. Non è così semplice la questione. Diciamo che in generale il Covid non ha fatto bene a nessuno, neanche alle persone adulte. Sui giovani ha avuto una ricaduta maggiore, perché i giovani sono più sensibili rispetto a una persona che ha una personalità già sviluppata.
Ma cosa si nasconde dietro la rabbia di queste giovani generazioni? C'è il rischio di una stagione di violenza alla Bowling for Columbine? Può darsi che ci sia l'emulazione di gesti che hanno compiuto anche molti studenti americani, però secondo me è un po' presto per valutare un'effettiva importazione del fenomeno nel nostro paese. Sicuramente tutti questi gesti sono rappresentativi di una generazione arrabbiata, perché siamo la prima generazione il cui futuro è abbastanza incerto e quindi, non avendo speranza come nel futuro, a volte si ricorrono a questi gesti estremi che vogliono sfogare una rabbia interiore. Sicuramente il Covid è stato un'esperienza traumatica per molte persone, anche perché l'isolamento ha fatto gravi danni, soprattutto a chi magari già da prima non aveva dei problemi per relazionarsi, creato appunto persone abbastanza frustrate e particolarmente arrabbiate. Devo dire, ci hanno tolto, soprattutto nel 2003-2002 così, ci hanno tolto una bella parte di adolescenza. La gente ha problemi a gestire la rabbia, a gestire le emozioni, nessuno ci ha insegnato come farlo, adesso la gente sta iniziando a impazzire. Che siamo una generazione incazzata? Assolutamente, però secondo me non è a 16 anni che provi tanto questa rabbia, secondo me inizi a provarla quando più inizi ad orientarti un po' al mondo del lavoro universitario. La rabbia che ho avuto io nel periodo della quarantena era la rabbia giovanile forte, c'è stata tanto magari in quel periodo lì. Secondo me veniva proprio sminuito il bisogno dei ragazzi e dei giovani che hanno di socializzare, perché è come se gli adulti sono completamente dimenticati di cosa volesse dire avere 16 anni, 17, 18 ed essere chiusi in casa. Ci sono ragazzini che hanno appena, cioè che hanno iniziato il liceo in quarantena, che hanno fatto il primo, il secondo anno, gente che si è trovata con nuovi compagni di classe che non ha neanche potuto vedere dal vivo. C'è stato sicuramente un cambiamento folle. In America ci sono molti più casi e molto più gravi soprattutto. Credo che non sia rappresentativo della nostra generazione, di questa arrabbiatura giovanile. La pandemia ha influenzato le vite di ciascuno di noi in modo negativo, diciamo che ha staccato un po' la staticità sociale che si poteva riscontrare prima, ha creato un vuoto nelle persone e nelle famiglie che può aver portato a dei fattori di questo tipo. Soprattutto nella psicologia giovanile ha avuto un impatto molto importante. Non saprei se si può parlare di americanizzazione, però sicuramente quello che è successo è sintomo di una situazione molto grave che si sta verificando in Italia. Io descriverei la nostra generazione un po' arrabbiata con questa società, con questo mondo dei grandi che fa fatica a vederci, che fa fatica ad ascoltarci. Ci vorrebbe qualcuno che ci ascoltasse ogni tanto, anche attraverso uno sportello psicologico all'interno delle scuole, per capire quali sono i problemi di questi ragazzi, per evitare che si arrivi ad atti di questa portata. Allora, sicuramente in Italia c'è sempre stata una tendenza ad emulare l'America per le cose più stupide. Detto questo, sì, sicuramente i giovani d'oggi, soprattutto i ragazzi delle medie e delle superiori, vivono in uno stato di quasi alienazione, un po' per i social e un po' per delle realtà che non sono stimolanti, soprattutto dal punto di vista dell'istruzione. Quindi probabilmente questo atteggiamento di questo ragazzino è frutto di questo momento storico, ma alla fine penso che sia sempre parte del singolo scegliere cosa fare. Questa pandemia ha tirato fuori sicuramente il peggio di molte persone, però allo stesso modo penso che tutti viviamo le situazioni in maniera diversa e c'è chi magari ha sfruttato la condizione di solitudine per riflettere di più su come vanno le cose e magari per vivere la vita in maniera più consapevole. Questa incomprensione che è comune a molti studenti di vario grado, dalle elementari alle superiori, sfortunatamente c'è qualcuno che soddisfa, diciamo, questa tensione in modi totalmente sbagliati. Anche il lusso di poter sognare, non, personalmente io non lo sento. I sogni che abbiamo magari li puoi immaginare, ma ti metti te stesso dei freni, o comunque, perché probabilmente non si avvereranno mai, tendenzialmente ti devi accontentare di quello che trovi. Questa è la mentalità, sognare è proprio un lusso, sinceramente. Il fatto di rimanere chiusa in casa ti preclude certe esperienze che probabilmente non potrai mai fare con la stessa leggerezza mentale con cui le puoi fare quando sei più giovane. Un po' il rimpianto del passato, che è paradossale avere a 20 anni, a 25 anni e anche a 30, il fatto di rimpiangere il fatto di non aver fatto qualcosa.
Allora, assolutamente c'è stato un prima e un dopo, siamo cambiati, è cambiato il nostro modo di vivere, di vedere, però allo stesso tempo secondo me ci ha dato anche un senso di cosa vale davvero, cioè il valore della nostra vita fuori da casa. La speranza nel futuro, oggigiorno magari è molto inferiore rispetto a un tempo, ma non per questo non vuol dire che non bisogna lottare, perché comunque è il nostro di futuro e buttare così la nostra vita ora non avrebbe senso, perché sennò siamo al mondo a fare cosa. Penso sempre che il futuro siamo noi stessi giovani a costruircelo. La generazione arrabbiata non la vedo come una giustificazione per poter prendere un'arma e accoltellare una persona. Il pre-Covid e post-Covid c'è stato, è innegabile. E le conseguenze sono nitide. Fatto è che comunque non sono passati 2 mesi e quindi dare la colpa tutta al Covid mi sembra un po' esagerato. Avere un aiuto, avere un supporto è importante. Appello generale, fatevi aiutare se avete dei problemi.